Benvenuti a nome di WeBank, io sono Alan Vincenzo Gendusa e oggi venerdì 26 maggio 2023 abbiamo l'appuntamento con tecniche di scalping, rubrica che facciamo ovviamente con il maestro Paolo Serafini. Ciao Paolo. Bentornato. Ciao Alan, Beh, grazie mille. Ciao Alan, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora Paolo, eh, qual è l'argomento di questo webinar? Di cosa parliamo? Beh, oggi parleremo di un argomento particolare che è riservato più agli scalper sia sulle azioni italiane, quelle americane, insomma tutte le azioni, e in modo tale da far capire quali sono le cose da osservare e parleremo principalmente del relative volume delle azioni. Quindi faremo capire l'importanza, farò vedere qualche operazione che ho fatto sul titolo oggi che aveva un volume relativo superiore rispetto ai giorni precedenti, quindi capiamo come lavorare quando capitano queste situazioni. Perfetto, quindi come sempre Paolo è pronto insomma, a rivelarci alcuni dettagli fondamentali per il trading, eh, soprattutto per lo scalping oggi. Faccio come sempre il solito passo indietro perché nel disclaimer che vi facciamo vedere all'inizio c'è un espresso invito a prendere visione della pagina degli esperti e in questo caso trovate la pagina dedicata a Paolo Serafini. Paolo Serafini non ha bisogno di presentazioni, però qua trovate eh, tutto quello che invece dovete sapere, quindi trovate il suo background professionale, la metodologia operativa, trovate anche il curriculum vitae. Fondamentale per voi eh, il sito ormai istituzionale topborsa.com, quindi è un sito di formazione finanziaria molto importante. E poi qua sotto trovate delle altre eh, informazioni utili, comprese anche dei eh, webinar fatti eh, su eBank, quindi ci sono delle playlist dove potete andare a eh, visionare eh, insomma, alcuni dei webinar fatti con Paolo Serafini. Eh, fondamentale è questa playlist eh, finale con tutti i webinar fatti direttamente con noi, dove eh, abbiamo spaziato da eh, diversi argomenti, quindi l'analisi volumetrica, il book, eh, le opzioni. Quindi veramente avete tanti spunti eh, molto interessanti. Poi se avete delle domande in eh, diretta eh, potete farle eh, scrivendo sulla chat di YouTube eh, oppure potete mandarmi un WhatsApp direttamente al 347 28 03 056. Se mi mandate un Whatsapp a questo numero di telefono avete la priorità e quindi girerò poi le domande in diretta a Paolo. Se invece volete contattarmi dopo il webinar, che comunque sarà è disponibile in registrazione perché volete diventare clienti WeBank e non siete ancora clienti del gruppo Banco BPM avete un'opportunità unica lo potete fare contattandomi al 347-2803-056 o anche tramite email ad alanvincenzogendusa vedete qua sotto trovate un codice promotore PF5218 che cos'è? Questo è un codice che dovete inserire nella richiesta di apertura conto online. Andate sul sito webank.it, cliccate, apri conto, e nella prima pagina, oltre ai dati eh, che vi chiedono, c'è uno spazio apposito quindi codice promotore. Voi inserite PF52118 e mi contattate. Avrete in questo caso due vantaggi esclusivi. Il primo vantaggio è l'assistenza gratuita diretta all'interno del trading team della banca, e in particolare ce l'avrete con me. Questo è un servizio di eccellenza totalmente gratuito. In cosa consiste? Consiste che oltre a tutti i canali di accesso alla banca, il sito, le mail il call center, le filiali Banco VPM, eccetera, voi potete contare di un referente competente nel trading direttamente all'interno della banca e quindi per qualsiasi esigenza potete prendere contatto direttamente con me. Secondo vantaggio è che se mi dite di aver seguito i webinar di Paolo Serafini avrete anche delle condizioni molto vantaggiose soprattutto all'inizio del vostro rapporto con la banca. Per tutti i dettagli vi invito a contattarmi. Ok, aggiungiamo Paolo anche che i tuoi allievi, cioè quelli che proprio fanno i corsi di formazione, siccome noi... Uh, vogliamo che i nostri clienti si formino no? prima di, di fare training è molto importante la formazione ricordiamoli i tuoi allievi poi hanno addirittura delle condizioni proprio speciali per uh, per quanto riguarda l'operatività uh, Paolo allora uh, possiamo partire a te la parola sì eh, buongiorno a tutti eh, allora partiamo con l'argomento di oggi che abbiamo visto che è quello che riguarda il relative volume. Prima di, di andare a approfondirci un attimo su questo argomento ehm, volevo dirvi una cosa importante perché solitamente noi scalper cos'è che andiamo a monitorare durante la seduta di tutti i giorni? Andiamo a vedere quei piccoli particolari che ci danno degli spunti per cercare di fare delle operazioni o in trend o contro trend o magari per vedere se eh, ci sono particolari cose che si notano all'interno del book che ti spingono a fare un'operazione long short. Specialmente sui titoli sottili, eh, vediamo che eh, durante la giornata eh, ci sono così tanti titoli che facciamo fatica a monitorare tutti i titoli che ci sono sul paniere e quindi abbiamo bisogno di eh, o li scannerizziamo tutti quanti, ci insegniamo magari quanti trades ha fatto un titolo, quanti ne ha fatto un altro, eh, però tante volte arriviamo in ritardo a vedere qual è il titolo più importante di quella seduta, quello che potrebbe avere più volumi, quello che ci sono più trades magari in quel momento lì, e quindi sono dei parametri che dobbiamo essere abbastanza veloci a capirli al volo, e perché altrimenti rischiamo di, di lavorare tutta la giornata su 6-7 titoli e questi titoli non scambiano e rimaniamo lì eh, incollati al monitor e facciamo veramente poche operazioni a danno naturalmente anche della SIM, quindi la SIM contenta che noi facciamo tante operazioni e, e quindi e questo ci porta via tempo, risorse, anche perché andare in cerca continu continuamente di titoli che fanno eh, di volume interessante durante la giornata, quelli che sono più eh, dove gli istituzionali, le mani forti eh, sono più presenti su quei titoli lì, questo ci dà uno spunto veramente importante. Quindi avere queste eh, informazioni prima possibile è la cosa migliore che possiamo avere per avere queste cose naturalmente ci vogliono delle piattaforme adatte quindi bisogna avere delle piattaforme che possono essere magari eh, linkate, avere le api, quindi dialogare con un'altra piattaforma tipo la piattaforma WeBank, quindi eh, ci sono le piattaforme che eh, riescono a estrapolare questi dati, a darci delle informazioni prima eh, il prima possibile, perché altrimenti ci tocca scannerizzare noi un sacco di cose e quindi dopo arriviamo tardi sul mercato. Uno, eh, due cose importanti eh, da controllare quando facciamo trading, prima di tutto sono i threads, cioè i thread vuol dire quanti scambi ha avuto quel titolo. La seconda informazione è quanti volumi sta facendo quel titolo lì. È chiaro che se io eh, durante, la, mh, durante una settimana o un mese sto trattando, facciamo un esempio, un titolo come potrebbe essere Go Internet, e vedo che Go Internet eh, ha 10 threads e eh, durante il giorno scambia Ehm, 10 20 mila euro non è tanto interessante potrebbe diventare interessante perché addirittura delle volte su Google internet scambiava 12 trails e li avevo fatti tutti io perché <ride> denaro lettera e alle volte rimanevo overnight perché scambiava all'interno di un range però sapere che un titolo mari che il giorno precedente Go internet scambiava eh, 50 mila euro e, e il giorno dopo vediamo che dopo 10 minuti ne già scambiati 100 mila euro vuol dire che c'è un interesse su quel titolo lì quindi il volume relativo su un determinato titolo mi fa capire se c'è più volume rispetto ai giorni precedenti. Quindi bisogna mettere una percentuale eh, di valore per vedere quanto scambia di più rispetto ai giorni precedenti. Se mi scambia un 20-30% in più di volume, magari scambiato 50.000 euro, il giorno dopo mi scambia 60.000, non è un grosso valore. Ma se mi scambia magari un 100-200% un in più rispetto al giorno precedente è chiaro che diventa un volume veramente molto molto interessante ed è questo che dobbiamo controllare quando scambia nettamente di più rispetto ai giorni precedenti se scambia un 5-6% in più non è un valore grande ma se scambia magari un 50-60-100% in più comincia a diventare un valore interessante sommato a questo se noi vediamo che anche i trades vuol dire gli scambi come avevo detto poco fa che sono aumentati per se scambia il 100% in più di volumi però i trades il giorno prima erano 10 e oggi sono 11, capite benissimo che è stato fatto un trades, magari potrebbe essere fatto in asta di apertura, quindi per attirare l'attenzione nostra su quel titolo e dopo alla fine rischiamo di, di fare un titolo che alla fine ha più volumi, però i, i trades sono gli stessi il giorno precedente. Quindi importante è importante che le due cose vadano insieme, quindi trades e volumi. E adesso vi faccio vedere una panoramica, perché io solitamente adopero la piattaforma la volumetrica, di volumetrica volumetricatrading.com, la Volsys, che viene interfacciata molto bene con eh, WeBank. Quindi posso aprire la Volsys, aprire la piattaforma WeBank, perché altrimenti se non riesco a aprire contemporaneamente le due piattaforme, è chiaro che non dialogano tra di loro, ma si è aperte contemporaneamente tutte e due. Quindi sono aperte tutte e due, abbiamo le API che collegano, quindi si... Ehm, si parlano, dialogano tra di loro e quindi attraverso eh, questa struttura riusciamo a fare le operazioni direttamente anche senza aprire il book della WeBank apriamo il book di, della Volsys e quindi riusciamo a fare le operazioni tramite l'uso della Volsys e, e configurando appunto che l'ordine vada dentro a WeBank e, quindi questa cosa qui abbiamo anche la possibilità con la volumetrica di avere anche il flusso dati gratuito con eh, WeBank, mi confermi questa cosa, no? Assolutamente sì. Ecco sì, quindi non ce l'ho solo io il flusso gratuito, ve sì, sì. l'avete anche voi, ma magari ho detto una cosa. Poi c'è, bisogna mettere i puntini sulle i, allora poi il flusso dati gratuito dei mercati esteri lo diamo gratuito a fronte chiaramente di un'operatività, perché i mercati esteri chiaramente ce lo fanno pagare noi. Esatto, sì. quindi è chiaro che se è un cliente non opera, poi a quel punto si paga il flusso dati estero. Sì. Però i clienti operativi, chiaramente tutti quelli dei tuoi, dei tuoi allievi chiaramente ce l'hanno gratuiti. Ok, quindi eh, detto questo, allora eh, abbiamo la possibilità di risparmiare dei soldi e poi abbiamo questo flusso dati gratuito. Eh, e quindi interfacciamo la piattaforma lì. Dopo, oltre a questo, dobbiamo avere uno scanner eh, la Volse si è fatto creare uno scanner apposito, che tra poco vi faccio vedere, che mi indica esattamente tutti i titoli che, va, eh, che solitamente monitoro io. Ci sono vari eh, titoli, sono quelli del Fuzzi Mib, quelli del eh, Small Cap e quelli che magari del Fuzzi Grow 1000 eh, insomma quelli che hanno eh, poca capitalizzazione e, e quindi quelli lì sono quelli che solitamente vado dentro io che riesco a fare scalping, che hanno magari un, un pochino di spread tra denaro lettera, quindi si riesce a lavorare eh, con meno con meno problemi. Cosa vuol dire spread e denaro e lettera? Vuol dire che eh, essendo eh, dei titoli sottili non hanno così tanti volumi, quindi si crea una differenza tra il compratore e il venditore, quindi si crea uno piccolo spread sul book. Questo mi permette di capire, magari, avendo una conoscenza del book approfondita, di capire esattamente dove posizionarmi. La cosa importante è andare a vedere, magari prima che apra la borsa alle 8 della mattina, andare a vedere se ci sono già degli ordini dentro su determinati livelli. Io solitamente arrivo qui alle 7, 7 e mezza, perché alle 8 quando apre. E la preasta del mercato adesso vedo che apre leggermente prima delle 8 quindi apre a 7 e mezza la preasta apre a 7 e mezza adesso ho visto pensavo di arrivare quale però vedo ancora che tanti mettono gli ordini alle 8 però prendo alle 7 e mezza cos'è che vedo io sul book vedo gli ordini presenti gli ordini a revoca quindi altra cosa importante gli ordini a revoca vuol dire che ci sono degli ordini presenti dai giorni precedenti che vengono tolti solo da chi aveva messo quell'ordine lì i giorni precedenti. Questi qui sono ordini che non sono da parte di retail, ma solitamente sono ordini presenti da parte di, di un istituzionale, di una mano forte, che mi mette lì degli ordini importanti. Quindi io vado a vedere, monitorare gli ordini importanti, che sono presenti sul book, vado a vedere di... è chiaro che devo avere conoscenza del book perché magari un ordine importante di... 20.000 pezzi su Intesa, non ha senso guardarlo perché eh, scambia così tanto, te lo spazzo la via, subito 20.000 pezzi. Ma 20.000 pezzi, ma su Go Internet potrebbe diventare importante. E quindi lì vado a vedere quei livelli, mi posiziono già subito davanti, so che quel livello non è un livello falso, ma un livello vero, che rimarrà presente sul book anche dopo l'apertura del mercato, perché conosco già, l'ho già visto prima, e 7.30, quindi non ordine la È chiaro che potrebbe arrivare 1 alle 9, 9.30, toglielo. Però quando lo toglie lo tolgo anch'io l'ordine. Quindi vado a monitorare gli ordini di supporto e resistenza sul book. Detto questo, prima di partire di fare l'operazione, dobbiamo vedere anche la parte grafica. Cosa vuol dire la parte grafica? Vuol dire che se il titolo, vediamo, vede bene la... Dimmi se si vede si bene. Vede la... benissimo. Vuol dire che io faccio un'analisi sul titolo. Facciamo finta un titolo. Eh, a un certo punto per direi sul daily, che ne faccio l'analisi un grafico daily. Il grafico daily mi dice che il titolo è arrivato su dei livelli importanti di resistenza. Su quei livelli importanti di resistenza solitamente io vado a vedere se magari aumentano dei volumi o se magari vedo che ci sono dei pezzi importanti sulla lettera per vedere magari che il titolo potrebbe invertire e andare giù. Ecco che allora è importante vedere gli ordini all'evoca se siamo che il titolo ha già fatto già un bel, um, un bel movimento. Quindi quei livelli che vado a monitorare su determinati punti grafici e potrebbero dare via a fare delle operazioni sorti per vedere se finalmente il titolo magari viene giù, se continua il trend. È chiaro, a quel livello lì abbiamo magari 20.000 pezzi che per me potrebbero essere interessanti, li metto sotto a quel livello lì. Se dopo che i 20.000 pezzi vedo che li stanno erodendo, è chiaro che mi stoppo alla perdita di un tick, che è difficile avere la perdita di un tick sui future o su altri strumenti, a meno che io non abbia una conoscenza veramente approfondita sul book di future, che è veramente complicato, potresti avere due o tre tick stop, ma sulle azioni è molto più semplice e hanno meno velocità rispetto ai future. Quindi abbiamo il tempo di pensare e, e di, di chiudere l'operazione, magari anche dopo qualche minuto, ecco, il future ti lascia veramente frazioni di secondo per, per cliccare e stoppare l'operazione. Quindi questo è uno dei segnali. L'altro è vedere se il titolo magari è una fase 3 di range. Quindi a fase 3 di range vado a vedere se mi buca un 3 di range importante. Se questo trading range me lo buca e su queste rotture vedo che ci sono dei volumi, quindi un aumento di volume rispetto ai giorni precedenti, chiaro che qui vedo male che il titolo mi scambia 40k, qui vedo 50k al giorno, qui ne vedo 200, qua ne vedo 150, qua 3,20, qua eh, 160, vedo che la media è bene o male, siamo dai 200 ai 300k al giorno. Vedo che qui sta andando a rompere un livello, vedo che aumentano i primi 10, magari 15 minuti, vedo che sono aumentati i trends, sono aumentati i volumi sul titolo, siamo già arrivati magari a 100k o 150k, la media di tutto il giorno è di 200-300k, vuol dire che lì molto probabilmente sta accadendo qualcosa. Vuol dire che c'è più interesse su quel titolo lì, mi apre magari meno, meno 2% e, e subito. Vedo che stanno vendendo, i volumi sono in aumento. Il titolo era in 3D Range. Molto probabilmente quel titolo potrebbe proseguire il trend, rompere tutto, e quindi i volumi potrebbero spingermi in quella direzione. Ecco che allora intendo più operazioni short che long sul titolo, perché meno male il titolo potrebbe proseguire a ribasso. Adesso vi faccio vedere la schermata, quindi condivido il mio schermo. Perfetto, e ricordiamo, visto che parliamo di mercato italiano, che con Webank le api sul mercato italiano sono gratuite, quindi avete l'informativa gratuita su tutto il mercato italiano. Esatto, spero si veda la, la sì. mia... Si vede, ok, bene. Allora, per quanto riguarda eh, questa schermata qui, questo è un market scanner che io ho messo, vedete, un po' di titoli, se facciamo conto di questi titoli qui, risanamento, eh, treve finanziarie, attische, eh, GEOX, IMSI, dove abbiamo Hotme, eh, l'autostrade che hanno veramente dei movimenti incredibili, SERI, Algovat, RCS, S24, beghelli, ems eh, FNM. Abbiamo parecchi titoli qui. Questi titoli solitamente io clicco qui sopra e mi dice quanti threads sono ordinati per i threads. Oltre ad essere ordinati per i threads, vediamo che questo titolo qui, risanamento, sta battendo il 583% di scambi in più rispetto all'ultima settimana. lo potete tarare gli ultimi 2-3 giorni e poi l'ultima settimana, 12 15 giorni. Quindi questo è importantissimo vedere questo valore, quindi sta cambiando 583% in più rispetto ai giorni precedenti. Questo mi indica che c'è un'attenzione particolare sul titolo. Il titolo fa meno 10. Vi ricordo che già ieri ha fatto meno 10, quindi io l'ho tradato due giorni. Però vi faccio capire che ieri mai avevo fatto più operazioni short sul titolo, perché era il primo giorno che stava andando giù pesante. E vi faccio vedere anche il perché ho fatto questa cosa qui. Invece oggi ho fatto qualche operazione più long, perché pensavo che rimbalzasse e Dopo alla fine sono stato un attimo attento, sono stato a prendere a ridosso della sospensione quindi interrompo un attimo la condivisione così spiego anche questa cosa qui dopo ritorno con la sospensione e quindi è importante capire anche questo concetto quindi bene o male io avevo tra l'altro il titolo eh, avevo tra tutte le fasi di eh, accelerazione di basso guardando naturalmente il book ma a un certo punto c'era un livello di sospensione facciamo finta a 10 euro non è 10 euro perché avete visto che eh, a risanamento scambia a 0,07 quindi 0,07 a livello di 0,07 a livello di sospensione eh, sottile quindi è anche facile ricordarsi 0,07 eh, 0,07 quindi era il livello di sospensione dopo vi faccio vedere anche la piattaforma quindi è importante sapere anche il livello di sospensione perché il rischio di, di, di non capire bene dov'è il livello di sospensione eh? di fare il titolo di andare a comprare un tick Sopra il livello di sospensione, 3-4 tick mi viene sospeso, va in asta e dopo mi apre meno 5-6 rispetto alla chiusura. Quindi io non voglio portarmi i miei titoli in sospensione perché il rischio è veramente molto alto. Per cui, due tic sopra, ho visto che c'erano dei blocchi veramente interessanti, quindi ho acquistato il titolo. Ho cercato di sfruttare l'innalzamento del titolo, dopo si è ritornato con la giù. Quindi vedevo che pressavano in lettera il titolo per cercare di mandarlo in sospensione. La seconda volta non ho fatto più l'acquisto sul titolo perché pensavo che andasse in sospensione e il titolo è ancora in sospensione adesso il titolo è ancora in sospensione deve ancora aprire quindi se qualcuno eh, può controllare il sanamento vede che il titolo è in sospensione non ha ancora aperto quindi è inutile che vada a acquistare il titolo leggermente sopra la sospensione perché dopo il titolo mi va viene sospeso e quindi dove apre apre qui o apre qui quindi eh, cioè almeno mi piace eh, fare un trading con la monetina faccio un trading ragionato e cercare di non prendermi ulteriori rischi già che in borsa ce ne sono già tanti meglio <ride> prendersi meno rischi possibili quindi non ho fatto l'operazione successiva adesso vi faccio vedere il grafico quindi ritorniamo quindi avete capito un po la panoramica che ho fatto sia sul grafico daily sia per quanto riguarda il market scanner quindi il market scanner abbiamo capito i trails e i volumi sono fondamentali anche oggi vedete trade finanziari sta scambiando il 114% quindi sta scambiando molto di più se andiamo a vedere questo titolo qui ad esempio Beghelli, che abbiamo 12-13, 195% scambi più, capite benissimo, il volume, è un volume che non mi interessa su Beghelli, non mi interessa assolutamente perché mi scambia, ho eh, oh, più, 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 più volume del giorno precedente, ma i 13 sono sempre quelli del giorno precedente, quindi non mi interessa questo titolo, per rischio, mi andavo a comprare e maniera ingabbiato sul titolo, quindi è importante... E capire bene, quindi analizzare bene il volume rispetto all'immagine, perché i particolari sono importanti. Okay? I particolari sono determinanti per chi fa trading e chi fa scalping, perché se non controllati i particolari, sono quelli che fanno la differenza tra un trade vincente e un trade Possiamo stopparci anche avendo analizzato bene tutto quanto, però abbiamo una priorità molto alta a nostro favore se analizziamo bene le cose e avere sempre. Eh, la connessione internet c'è sempre connessione perché vedo che è instabile un attimo la connessione internet allora il titolo eccolo qui questo no, no, titolo è tutto bene, non, non okay. questo titolo che a questo momento qui è sospeso vedete 007 la piattaforma addirittura mi indica anche il livello di prezzo dove viene sospeso quindi io ho fatto inserire proprio questa, ehm, questa rosso qui, questo rosso qui che anziché andarlo a guardare ma è qua sopra perché me lo dà anche qua sopra il livello di prezzo di sospensione 007 a ribasso, 0,0856 a rialzo. Quindi è importante vederlo sul book perché se io lo guardo là sopra magari mi dimentico e quindi inserisco un ordine qui, il titolo viene sospeso. Dopo non so più dove, dove mi apre. In questo momento qui sembrerebbe aprire leggermente sotto il livello di sospensione. Quindi era rischioso andarlo a prendere sulla sospensione del titolo. Ok. Quindi questo è l'altro parametro che è importantissimo avere. Quindi con la Volsys riusciamo a avere questi parametri, avere anche questo tipo di book. Vedete che il book, io lavoro su questo book qui, quindi anche se ho la piattaforma Webank che interfaccia la mia piattaforma, posso tenere fuori il book del, della piattaforma Webank, che è lo stesso, un bel book, è fatto bene il book della Webank. Però qui mi trovo meglio, ho fatto un book particolare, che mi fa vedere anche gli scambi che avvengono all'interno del book direttamente. Quindi qui mi appare anche quanti scambi sta battendo in quel momento lì il titolo. Quindi è di fondamentale importanza vedere queste cose, anziché mettere il time sales. Però che, come spiegavo i ragazzi stamattina qui in sala, è chiaro che la nostra attenzione, se sto facendo scalping su un titolo e qui ho il book di negoziazione, non bisogna, io lo tengo stretto il book di negoziazione, perché no? Se guardate la mia schermata ho veramente tanti book, vi faccio vedere la mia schermata vedete che ho una valanga di book aperti sono tutti stretti i book che ho aperto io quindi sono book che sono veramente molto stretti perché e ora ho, mi concentro su poco spazio addirittura ho preso i monitor quelli che si girano verticali con due monitor verticali e uno orizzontale su quello orizzontale faccio le analisi sui, eh, sui titoli mi tengo, le, eh, mi tengo i grafici quindi li ho in maniera orizzontale invece verticale mi metto i book perché mi stanno tanti book quindi ho tanti book, quindi il mio spazio è concentrato su poco spazio. Okay? Quindi l'attenzione è rivolta lì. Quindi mi metto tutti i book allineati e ogni book che metto, quindi faccio per un attimo, dopo che okay, ogni book ho anche il time salse dentro. Quindi non ho un time salse a parte, perché capite che devo guardare il book e il time and sales dopo. Quindi ho il time salts che mi indica gli ultimi ultimi due scambi. L'importante è vedere gli ultimi due scambi, è inutile che vada a vedere l'estesa di tutti i scambi perché non ha senso. Sto facendo scalpi, ho già capito, lo sta venendo giù. Quindi è importante guardare gli ultimi due o tre scambi. Quindi ho due o tre scambi, quindi ho il book rispetto possibile e qui a fianco ho una casella piccolina che mi fa degli ultimi due scambi. Quindi è concentrato al minimo, ok? Al minimo spazio. Perché eh, se io devo guardare una cosa, guardare l'altra, arrivo a fine serata sono sono distrutto. Eh, Va oramai 5 milioni di eseguiti li ho superati già eh, tre anni fa, però capite benissimo fare tanti eseguiti e eh, rimanere qui davanti al monitor continuamente tutti i giorni abbiamo meno cose, eh, me meno giriamo la testa meglio è. Addirittura tempo fa addirittura di altri monitor in alto e, e, e ruotando la testa su e giù mi erano venuti i cervicali facevo fatica anche a dopo delle cose quindi cerco di rimanere abbastanza fermo con la testa perché altrimenti rischio dopo di avere che mal di testa dopo a fine ok quindi avere anche problemi cervicali ne ritorniamo ancora sulla schermata prima quindi siamo siamo in asta di sospensione per quanto riguarda il ri, eh, risanamento qui in basso vedete un po di gain che avevo realizzato sul dito quindi anche sotto vi dà anche il gain che ho realizzato sul titolo Profit dell'Osmo, me lo da qui sotto sul titolo qui, ok? Quindi è stato sospeso abbastanza velocemente. abbiamo già passato più di un'ora che è stato sospeso il titolo, quindi vediamo se dopo riapre. Spero riapra quando è chiusa, <ride> è chiusa la diretta. Quindi riesco a fare qualche operazione sul titolo. Quindi abbiamo visto dei concetti importanti. Allora, l'altra cosa importante è questa qui. Abbiamo visto che allora eh, risanamento. Abbiamo visto le ultime sedute che veramente ha fatto, vedete che, che barre a ribasso, che ha fatto sia ieri che oggi. Quindi se c'è un interesse sul titolo a ribasso, eh, molto probabilmente potrebbe proseguire. Vediamo che queste barre qui, abbiamo fatto un piccolo pullback a rialzo, il titolo però alla fine rompe ancora i minimi, quindi qui vedo che ci sono volumi alti, parecchi trades, cosa vuol dire? Che molto probabilmente il titolo potrebbe proseguire in quella direzione. Ecco perché ieri... Mario ha fatto più operazioni short sul titolo perché vedevo c'era un interesse di vendita molto accentuato che, era, che derivava già anche dal giorno prima. Okay? Il giorno prima, cioè, queste barre qui sono... Cioè noi quando vediamo che ci sono queste chiusure qui a ridosso del minimo, ok, sono importanti perché se il mercato chiude, ma abbiamo delle candele, è importante vedere le candele, ok, i volumi, tutto quanto, però è importante i particolari. Io vedo che questa candela qui parte, va su, viene giù, mi chiude il ridosso del minimo che chiude qui, rossa. E il giorno dopo mi apre qui, vedo volumi enormi e, e vedo che mi vanno per il minimo, mi vanno per il minimo precedente. Vuol dire che questa è significativa questa barra qui perché mi chiude sul minimo. Tanti volumi, volumi in chiusura, vedo che proseguono i volumi, cioè, mi metto long qui? Assolutamente no. È chiaro che se. Aveva già fatto un tentativo comunque di tu, l'avete visto, aveva fatto già un tentativo di recupero qui è e non è andato bene questo tentativo di recupero, è andato su un attimo però dopo i volumi sono stati ancora fortemente in vendita e mi chiude sui minimi se hanno ridosso i minimi assoluti io tento l'operazione short se magari mi va male cerco di, 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 di stoppare l'operazione, però qui avevo visto che il book sul book avevo visto che era carico in lettera per cui è un'operazione con uno stop di 1, 2, 3 tick, è un'operazione che potevo fare anche abbastanza agevolmente anche se in borsa, ripeto, di facile, di agevole, c'è veramente poco. Chi vi dice che, che è facile o, o si diverte in borsa continuamente, vi dico la verità, ci si diverte, sì, si guadagna, sì, ci si diverte, però chi fa trading continuamente tutti i giorni, che fa questo come professione, deve osservare veramente tantissime cose, quindi capite che il lavoro... Non è un lavoro semplice, è un lavoro complicato. Per arrivare a conseguire dei risultati ci vogliono degli anni. E lo dico a tutti i miei eh, studenti, non è che uno possa diventare trader eh, eh, dalla sera alla mattina. Chi vi dice che, diven che diventate bravi dalla sera alla mattina vi sta ingannando. C'è qualcuno che dice che dopo due o tre mesi guadagnate 3.000 euro al mese e dopo vi porta anche a guadagnare 3.000 euro al giorno. Vi sta dicendo delle balle incredibili. Quindi non credete a queste cose qui che sono assolutamente eh, delle fandoni quindi avete capito perché ho fatto eccola qui questa è la rappresentazione questa è la barra che mi chiude sul minimo eh, questa è un attimino incerta ma questa mi chiude sul minimo quindi va sotto il minimo precedente e quindi anche sotto i volumi della giornata precedente quindi questi volumi qui mi indica la barra quindi finché rimane sopra i volumi a me va benissimo perché molto probabilmente potrebbe andare su ma mi chiude sul minimo e sotto i volumi precedenti Qui, alla fine, abbiamo una zona vergine che potrebbe accelerare a ribasso. e Ieri era la giornata giusta per me fare tante operazioni, sono oggi e ho cercato di polvecare il titolo. quindi ho cercato, di... Perché dopo una decisione così grande, mi aspetto che il titolo di imbalzamento di poco non ce l'ha fatta, ritorna sotto l'apertura del mercato. Anche qui eh, era veramente complicato eh, mettersi long sul titolo. Ho cercato qualche long qui addosso al minimo e dopo non l'ho più fatto perché il titolo al momento è ancora in sospensione, quindi adesso non so quando riaprirà il titolo. Quindi avete capito bene come cercato di fare questo tipo di operazione. Mi sembra che le slide le devo aver terminate tutte, le tre slide che avevo ottenuto, che okay, le ho terminate, vediamo se ci sono delle domande su questo argomento. Sì, la prima domanda è eh, lo scanner che hai fatto fare su Volsys. Eh, è disponibile su tutte le versioni o bisogna fare una richiesta particolare per averlo? La Volsis, è... con l'avvenimento alla Volsis avete la possibilità di avere lo scanner gratuito all'interno della piattaforma, interna piattaforma c'è cioè, sia lo scanner e sia anche i book eh, come quelli che ho fatto io, cioè, quelli dei volumetri, ho fatto io un po' di book e quindi hanno anche quei book lì. Dopo un'altra cosa che abbiamo, che ho fatto fare da bolsis, che magari sai cioè, che sul buco orizzontale eh, alle volte vediamo 3-4 livelli, però non vediamo più i livelli sotto e quindi diventa anche complicato. Ho fatto la maniera tale anche sul buco verticale, perché ci vuole un, delle volte così tanto spread che alla fine si rischia di Ehm, che, che il titolo eh, non riesco a vedere tanti, tanti, tanti eh, livelli sotto quindi ho oh, magari i primi due, tre livelli pieni. Dopo 20 livelli vuoti, un altro livello, altri 20 livelli vuoti. Quindi il rischio è di avere un book veramente così profondo che mi tocca, eh, mi tocca tirarlo su, vado, vado in terrazzo per tirare sul buco Ok, quindi ho fatto fare una cosa particolare su la che Quando abbiamo il book. Vediamo magari il primo livello qui in denaro, magari a 10 euro, dopo da 10 non c'è più nessuno fino a 9,90. Ho fatto fare una cosa particolare che mi raggruppa da qui a qui, quindi si accorcia il livello. Io so che magari ho il livello vuoto a 9,91, se ce ne metto uno a 100 pezzi, allora un altro livello vuoto a 9,91. Quindi ho 9,91, dopo il vuoto fino a qua, quindi mi si accorcia questo buco e va attaccato quasi a 10. Quindi io so che da 10 a 9,91 c'è solo 100 pezzi quindi se mi metto a 992 appaiono i miei quindi il book si restringe oppure si allarga se qualcuno però ad esempio da 880 se il prossimo pezzo c'è cioè, 8,80 con mille azioni l'880 va attaccato al 990 quindi va a 880 e abbiamo 881 libero ok quindi 880 vediamo i 1000 881 è libero quindi il book si accorcia fortemente spero sia chiaro questa cosa eh si sì, è chiaro fortemente il book, quindi non ho bisogno di avere un, un monitor, magari un ultramonitor per vedere queste cose, quindi abbiamo fatto questa modifica per cercare, ho fatto proprio per gli scalper, per fare questo tipo di... Un altro chiarimento lo, dico, lo faccio io, è cliccando sul book della Volsys, poi gli ordini vanno a mercato con Webank, cioè con Banco VPM. Esatto, questo esatto. È una cosa importante, potete utilizzare una piattaforma terza, interfacciata attraverso le API. E utilizzando in tutto per tutto quella piattaforma gli ordini vanno a mercato con la banca questo è molto importante perché vi ricordo che prima di fare trading la prima valutazione che voi dovete fare è dove metto i miei soldi quindi li sto mettendo dove banco bpm una delle più importanti banche italiane e su questo è uno diciamo dei nostri eh... dei nostri orgogli insomma eh... paolo eh... Sì, Facciamo capire sì. bene, uh, può esserci un, in, un incremento del volume relativo che indica un'inversione di trend oppure l'incremento di volume relativo indica sempre una prosecuzione di trend? Allora, eh, prima di rispondere a questa domanda volevo dire che magari ricevete tante telefonate da banche che vi dicono aprite il conto, cioè state attenti, andate su banche italiane perché prima di andare su una banca estera dovete conoscere bene, bene la storia di questa banca estera dopo dovete fare la dichiarazione voi e tutto quanto quindi state veramente molto attenti perché vi promettono che prendete soldi io conosco tanti ragazzi che sono stati truffati eh, quindi la banca non vi chiama per aprire il conto ricordatevi la banca non vi chiama per aprire il conto eh, hanno già le filiali o partecipate a qualche webinar oppure a qualche eh, evento Maria Rimini eh, so che siete presenti che a Rimini sì. e, 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 e quindi lì avete vedete le persone vivo, ma chi vi telefona a casa, vi chiede aprite il conto, vi noi i soldi tutto quanto, la maggior parte, il 99,9 sono truffe, quindi non, non affidate i soldi a altre persone. Quindi la realtà come WeBank che, che hanno una storia in Italia, eh, è ben presente sul mercato, quindi eh, abbiamo una banca ah, molto ma molto solida in Italia, quindi eh, se dovete affidare i soldi li metto a WeBank, <ride> li ho messi lì, eh, quindi non c'è nessun problema, come li ho messi anche altre due o tre banche, eh, quindi mi fido delle banche italiane. E... Ha detto, grazie fare... hai fatto bene a, a dirlo perché purtroppo quello che era un po una moda di qualche anno fa no di vedere questi broker esteri che facevano un po di pubblicità anche un po ingannevole no uh -huh. e questo sistema poi di chiamare a, a casa cercando di, uh, di convincere le persone che avrebbero guadagnato sotto i loro consigli uh -huh. no? che, che è una cosa uh, veramente che già di per sé potrebbe sembrare No, per noi insomma blasfemma, no? però purtroppo ha ingannato e continua ancora ad ingannare tantissime persone. Quindi quello che era un fenomeno di qualche anno fa continua comunque ad esserci in Italia. E quindi bisogna sempre ricordarcelo, e grazie che tu l'hai fatto, di avvisare e eh, mettere in guardia, diciamo, coloro che ci seguono su questo fenomeno. Sì, ecco, c'è questo fenomeno, ci sono due fenomeni in Italia. C'è questo qui che chiamano continuamente e eh, ti propongono che ti guadagnerai un sacco di soldi, alla fine le persone... Eh, sono attratte da questa pubblicità ingannevole. L'altra pubblicità è fatta dai Fufa che fanno vedere che guadagnano 7, 8, 10 mila euro al giorno anche con i future, guadagnano bene, eh, oppure fanno degli eventi, parlano di questo, parlano di quello. Avete visto? Io non, non ho avuto difficoltà a farvi vedere che, che sto facendo trading. Abbiamo fatto anche delle, se guardate, anche le dirette precedenti, ho fatto anche delle, delle operazioni in diretta, quindi non ho nessun problema, ho fatto vedere sia sulle opzioni. Che con le azioni ho fatto vedere le, le operazioni in diretta la cosa fondamentale che eh, taglia la testa al toro è il capital gain cioè chi fa trading chi insegna come minimo deve mostrare il capital gain perché da chi è che vado vado da uno che fa tre, che non fa trading e insegna cioè è impossibile che io guadagni eh, qualcosa quindi la, la, cercate di andare a vedere chi mi fa trading se insegna dopo non è detto che chi fa trading e guadagna possa trasmettere le stesse cose che se lui perché certo. ci vuole un po' di tempo prima di imparare avevo tantissimi allievi che sono bravi ma non altrettanti altre che non guadagnano in borsa bisogna essere onesti promettere i soldi io dico ci vuole un percorso è una cosa nuova e ci vuole un po' di tempo per per diventare di trader profittevoli quindi dovete cercare di di, 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 per fare questo come lavoro dovete studiare tanto, dovete diventare una passione, non dovete guardare il lato monetario, perché se guardate il lato monetario non guadagnerete mai in borsa, dovete cercare di, di avere una passione e di, di cercare di gestire bene il rischio. Io, cioè, io studio anche sabato-domenica, che, che me lo fa fare di studiare anche sabato-domenica, perché cerco di studiare sempre soluzioni nuove per cercare di lavorare un pochino meno <ride> e guadagnare sempre soldi. Però studio sempre... Eh, delle situazioni di abbassare fortemente il rischio, è una cosa fondamentale. Se noi conteniamo il rischio, dopo il gain viene in automatico. Ma è una cosa che non è, non è facile gestire il rischio in borsa. Quindi, se uno pensa di guadagnare costantemente in borsa, fa veramente molta fatica. Con le azioni si può fare, per quelle azioni si riesce a guadagnare costantemente in borsa e quindi si riesce a fare veramente dei bei risultati. E naturalmente, bisogna capire anche bene il buco perché il buco è fondamentale in borsa penso che abbiamo questa cosa qui, oggi vi ho fatto vedere questa cosa del volume relativo e quindi bisogna prestare molta attenzione a questi particolari. Allora mi dica allora, no, la domanda del... esatta del volume relativo se può essere considerato anche un'informazione contro trend oppure no? Allora, il volume relativo solitamente, potremmo avere un picco di volumi solitamente alle volte eh, sulle, sulle fasi di minimo, di massimo del mercato. E anche se non è proprio la situazione ideale che preferisco io, però ci può essere un picco di volumi. Io lo chiamo quello lì solitamente, lo chiamo il Mike Tyson. Mike Tyson, solitamente da due o tre pugni, quindi arrivava con una potenza incredibile sul mercato e, sul mercato, su ringhe, e dopo alla fine perdeva un attimino di forza e il mercato veniva giù. Quindi il massimo di volumi potrebbe eh, essere il discorso che il mercato da lì è poco potrebbe invertire, anche se non è il patte grafico che mi piace più a me, però. Solitamente il massimo dei volumi, eh, di volumi quindi relative volume su di massimo e di minimi potrebbe preludere a un'inversione un del trend. Perfetto. Allora, sto vedendo se ci sono delle altre domande. Vi ricordo il 347 2803 056 per le domande su WhatsApp. Andiamo a vedere sulla chat. Ok. Te ne faccio io una di domanda allora, visto che sì. non ne abbiamo adesso in diretta, se arrivano poi te li giro. Uh, allora, siccome tu sei anche molto bravo uh, con le opzioni, ok? Sì. La domanda che ti faccio io è questa. Ti è mai capitato di aprire delle posizioni su dei titoli chiaramente non sottili? ma diciamo quelli del FUZMIB 40 insomma eh, dei titoli principali facendo delle operazioni che partono da scalping e poi vengono gestite con le opzioni ti è mai capitato? Oppure cerchi di separare completamente le due tecniche? Sì, sì, mi è capitato. Non so se sia qualcuno che da voi che parte con, le, con lo scalping e dopo le, le, le frizza un attimo con le opzioni. Sì, sono diverse tecniche anche lì per, per partire con lo scalping, sui titoli naturalmente titoli grossi, bisogna prestare molta attenzione perché alla fine compri il titolo, dopo ti, lo tiene ti vende la col volevi dire quello? Lo, sì, esatto il così ATM, così. ATM esatto. o, o al prezzo sta battendo oppure auto a domani? dipende, dipende chi è nella domanda la rivolta a te esatto, fai... <ride> no ti chiede... <ride> Sì, è un qualcosa che faccio, sì, è qualcosa che faccio, la faccio raramente, la faccio raramente, però è qualcosa che si può fare. È chiaro che bisogna prestare veramente molta attenzione, perché eh, dopo dipende da quello che si vuole, eh, si vuole fare, non eh, eh, voglio svelare tutti i trucchi, <ride> però diciamo che è qualcosa che faccio, sì. Dopo dipende da, dall'opzione che vada a vendere, insomma, se è auto money... Eh, eh, the money in the money eh, per quanto riguarda le colla naturalmente compro il titolo eh, per cercare di dire ok sto perdendo 200 euro eh, mi vendo l'opzione recupero qui 200 euro perché magari scade fra un mese recupero 200 euro quindi la tengo lì in portafoglio e non voglio perdere il 200 euro è un'operazione che si può fare si sì. si può fare dopo dipende anche se siamo a ridosso del perché vendendo una call se siamo a ridosso delle, del discorso del nel dividendo eh, potrebbero esercitarti il titolo eh, prima rispetto alla chiusura del dividendo quindi c'è l'esercizio anticipato eh, rispetto alla scadenza de, dell'opzione questo capita specialmente sulle opzioni americane stile americano invece su quelle europee solitamente l'esercizio viene fatto prima dello stacco del dividendo quindi il giorno prima come avete fatto voi che mi avete tolto generali se cioè il caso avevo 100 generali io che avevo, le avevo a giugno scadeva a giugno perché volevo prendere anche il dividendo di maggio a fine, le... qualcuno le ha esercitate, quindi... Mi qualcuno, sa... ecco, eh, non è la banca, la banca... Non è la banca, no, qualcuno che era all'interno della banca, qualche market maker, me, ha, me le ha esercitate prima, assolutamente. Le opzioni italiane scambiano veramente poco, quindi è il market maker che va a esercitare l'opzione, non è la banca. E... Uh -huh. E di solito viene fatto l'esercizio per eccezione, quello alle otto e mezza di mattina, sì. giorno di scadenza, no? Sì, sì, sì. Eh, perché chiaramente sì. ritrovano più conveniente ritirare il titolo e, e acquisire, diciamo, il, il dividendo. Sì. Eh, allora, eh, Paolo, ti ho fatto questa domanda proprio per eh, così, dare un po' un input no? a chi ci sta seguendo dell'importanza della formazione interdisciplinare quindi è vero che ehm, eh, è molto importante se voglio fare uno scalper eh, di essere uno scalper imparare il book è vero che poi però devo integrare la mia conoscenza del book con l'analisi volumetrica con le analisi con la conoscenza delle opzioni perché poi questo può essermi utile e comunque farmi migliorare e comunque ridurre il rischio delle mie delle mie performance C'ho una domanda in chat. Dice eh, allora, un ascoltatore ci dice facendo scalping eh, che time frame si imposta per un'analisi? Cioè che time frame usi per fare le analisi per poi fare le operazioni di scalping? Allora, parto sempre grafico daily. Dopo solitamente dopo i time frame abbastanza bassi, a uno o due minuti dopo il time frame, quindi abbastanza bassi time frame. Adopro anche l'order flow per quanto riguarda i titoli quelli più grossi italiani, eh, Intesa, Unicredit, Enel, Generali, Eni, Tenaris, Sa, eh, STM. Quindi lì adopro anche l'order flow. Non, non ha senso adoperare l'order flow su titoli sottili come ho come detto prima, Go internet oppure il risanamento, lì è solo l'uso del book, faccio solo l'analisi daily e stop. Quindi non vado a vedere a uno o due minuti. Non, non ha senso vederla a 1-2 minuti, a mio avviso. Dopo, magari se qualcuno si trova bene a 1-2 minuti, però io non lo guardo. A eh, 1-2 minuti sui titoli sottili. Eh, ci sono tutti i buchi. guardare a 1-2 minuti vedo tutti i buchi sul grafico. È meglio innalzare un attimino il tempo. Però sul grafico daily vado a vedere dove è posizionato il titolo prima di mettermi a fare scalcio. Poi Mario è andato su una settimana. Vedo che, che stanno comprando ancora e metto l'ongo. Mario viene giù una spazzolata giù. Non riesco più a chiuderlo. Lo porto overnight. Così dopo rimango lì incastrato che ero sui massimi del titolo. Quindi mi è capitato di perdere dei soldi, eh, magari tralassando eh, il discorso del grafico, però quel, quell'errore lì l'ho eliminato e, e ho eliminato quell'errore, quindi non ho più perso. Hai imparato da quell'errore. Ecco, perché eh, caro... diciamo che chi si aff affaccia al trading... Uh, diciamo per la prima volta potrebbe avere no? questa idea di andare a fare le analisi sull'uno o due minuti perché è lì che lui andrà a fare il trading in realtà no è importante partire dal daily per andare a vedere esattamente la storia del titolo e i punti di resistenza e supporto che, è, che il prezzo ha fatto e integrare poi quel tipo di analisi con l'analisi eh, volumetrica ecco sì in più guardare il titolo se risponde Mario le sollecitazioni del futuro oppure no sono mm. in titolo che ad esempio i titoli sottili e il futuro li fa un baffo, no? 95% dei titoli sottili non gli interessa niente quello che fa il futuro, eh, il FUCIMIB e eh, eh, il FIB non gli interessa cosa fa il FIB, eh, scambia lì sul book e non c'è nessun problema. Diverso discorso, se sto facendo scalping, su intesa, unicredito, i titoli lì eh, seguono il future, quindi devo guardare il future americano, il futuro del DAX e il futuro italiano, quindi vado a vedere due o tre per vedere cosa stanno facendo, se c'è un, un attimo di correlazione o anche di correlazione tra uno e l'altro. Guarda, hai appena risposto alla domanda no? che eh, mi fanno su WhatsApp eh, se facevi, se preferisci fare trading di, di scalping sui titoli sottili oppure sui titoli principali del Mib. Eh, quindi hai risposto che fai entrambi. Eh, domanda che ti faccio io è se fai scalping sui futures oppure, come hai detto prima, i futures... Uh, no perché comportano un rischio più elevato allora eh, faccio quasi sempre quasi esclusivamente lo sono quasi tutti faccio le azioni 99% faccio le azioni qualche volta faccio anche qualche VLIVE live di volumetrica faccio qualche eh, qualche operazione sul future nel 2003 ho vinto il campionato di future in italia quindi <ride> sono arrivato primo quindi eh, dopo Mario qualcuno dice faccio le ricordiamolo quindi, le azioni sono semplici da fare, non è, cioè le azioni trovano una facilità enorme a fare le azioni. Perché devo andare a fare magari uno strumento che è più complicato? Devo complicarmi la vita quando sulle magari, sui future eh, mi tocca stare lì a diventare matto sul book, eh, sul grafico, magari faccio due o tre operazioni a livello grafico, sul book ne fai veramente tante, quindi è, è uno stress superiore, uno stress dal punto di vista eh, della concentrazione. E oramai ho 23-24 anni, che guardo book continuamente e faccio fatica anch'io a controllare. Cioè mi rifiuto di, di, di stare qui davanti e fare book sui future. Ho di ragazzi, un ragazzo veramente bravo che abita vicino a Torino. che Questo qui eh, gli ho insegnato come lavorare sul book di future eh, ed è veramente forte. È veramente... Questo ragazzo qui guadagna veramente bene. Adesso non lo dico perché magari sembra che, che dica una cosa, una, una cosa non è vera. però questo ragazzo è veramente forte. È un ragazzo che ha 23 anni, è veramente forte lavorare sul future. lui fa solo sp 500 si è specializzato lì fa solo sp500 solo quello è... è importante specializzarsi su qualcosa cioè dov'è che eccelli se eccello di più sul eh, sul book delle azioni devo fare le azioni inutile che in vada a fare qualcosa che magari guadagno magari da una parte guadagno 100 qua guadagno 500 faccio dove ecce eccello di più allora, c'è una domanda per te, se, visto che prima ha parlato che sei in sala trading, mi chiedono se si può venire alla, alla tua sala trading a vedere un po', a partecipare. <ride> allora, solitamente la sala trading, sono tutti i ragazzi qua. Perché, vedi qua, vediamo un attimo, E tutti i ragazzi. Ecco. Tutti <ride> ragazzi sala sono tutti qua. Quindi e... tutti i ragazzi sono qui in sala trading. E... Eh, si può venire possono venire ma l'ultima alle 17 17.30 17, 17 30, qualcuno può venire a trovarmi se vuole mi scrive e mm -hmm. può venirmi a trovare ok, cioè, okay. Non, è una, non è che uno venga qui si mette qua attaccato a me non c'è che siamo eh, certo. si attaccato a me viene a vedere che faccio operazioni continuamente tutti i giorni ecco poi dopo alla fine cioè deve fare un percorso se uno fa i corsi ha l'accesso esatto, da... quei ragazzi sono sì, tutti i miei allievi sì. no quindi e sono tutti i miei allievi possono venire a fare tutte le i ripassi che voglio quindi non c'è nessun problema ok perfetto allora paolo io non ho altre domande vediamo se ne arriva qualcuna proprio al volo negli ultimi minuti volevi aggiungere qualcosa tu no no non aggiungere altro tutto a posto me la prossima volta faremo vedere o oh, facciamo vedere una correlazione eh, tra le azioni il future facciamo vedere le azioni leggermente più grosse come si potrebbe lavorare su qualche azione grossa, oppure andiamo a vedere, facciamo Beh, qualche analisi su, su, su chi La forza qui. relativa delle azioni rispetto Beh, alle altre. Anche. Ecco, questo è sicuramente anche un altro argomento molto interessante. Allora, io faccio vedere uh, in conclusione i recapiti per coloro che vogliono diventare clienti WeBank. Vi ricordo che attraverso questi webinar che facciamo con Paolo Serafini Avete un'opportunità unica, quella di diventare clienti banco BPM, quindi attraverso il conto Webank, con due vantaggi esclusivi. Il primo è l'assistenza gratuita diretta all'interno del trading team della banca, in particolare ce l'avrete con me. Questo è un servizio di eccellenza perché qualsiasi cosa voi eh, abbiate bisogno oltre a tutti i canali di accesso potete contattarmi direttamente e quindi questo è eh, un grandissimo vantaggio. Secondo vantaggio è eh, delle condizioni molto privilegiate soprattutto all'inizio del vostro rapporto con la banca. Basta che mi contattate e mi dite eh, di aver aperto il conto Webank con il codice promotore PF5218, quindi questo è il codice che dovete inserire nella richiesta di apertura conto su webank.it, c'è proprio lo spazio apposito, codice promotore PF5218 e mi dite di aver seguito Paolo Serafini. Per tutti i dettagli ovviamente vi invito a contattarmi. Uh, vi ricordo il sito istituzionale di formazione topborsa.com okay? e uh, ringrazio come sempre Paolo Serafini per questi appuntamenti e Paolo ti do appuntamento al prossimo webinar. Grazie mille a te Anna e Banco BBM per, per l'invito, vi ringrazio ancora per, per la stima che avete. Grazie mille a voi, buona giornata a tutti.